Cristina Comencini, nota regista, anche autrice di libri. Oggi è qui per presentare il suo ultimo lavoro, L'illusione del bene. È il mio ultimo romanzo, il mio settimo romanzo, pubblicato da Feltrinelli. Ed è un romanzo che mi fa particolarmente piacere presentare nelle scuole, perché è un romanzo che lancia un ponte tra due generazioni. La generazione, diciamo, un po' più grande di me, quella che ha visto anche molti miti venir giù col muro di Berlino, e la nuova generazione che si è trovata un po' in un vuoto di pensiero e che proprio dalla rielaborazione di queste cose che sono finite può forse ritrovare un'energia per pensare grande e pensare nuovo anche. Lei, prima di passare dietro la macchina da presa, ha collaborato con uno dei più grandi registi italiani, il papà Luigi. Papà è morto quest'anno, dunque è molto fresca la perdita, e sì, devo a lui l'incontro con la sceneggiatura e la scrittura per il cinema, e a Natalia Ginzburg i romanzi, per cui diciamo che ha avuto bravi maestri. Esordito nel 1989 con il film Zoo, poi ha diretto altre pellicole, tra cui Va dove ti porta il cuore, ma soprattutto La bestia nel cuore, tratto comunque da un suo romanzo che ha anche sfiorato l'Oscar. Sì, quella è stata un'esperienza incredibile, è stato l'unico libro che è poi diventato anche un mio film. In genere mi piace tenere distinte le due professioni. Quest'ultimo romanzo mi è stato chiesto da un grande regista e io forse glielo darò, perché non intendo farlo io. Cioè, mi piace molto che le due cose siano separate. Invece nella bestia nel cuore è stata un'idea giusta farlo, ed è avuto una fortuna incredibile il film, perché prima a Venezia e poi da una cosa all'altra, grande successo in Italia, e poi siamo arrivati fino alla nomination all'Oscar. Per cui è stata una bellissima storia, ci siamo anche molto divertiti, devo dire, perché sarà a Los Angeles, sarà molto divertente. Sono accorta di non avere ricordi. A volte mi chiedo come ho fatto a cancellarli così. Mi dispiace che parti, lo sai. Torno presto. Sì, lo so, mi mancherai. Voglio vedere mio fratello. Voglio passare un Natale con la mia famiglia. Non so più neanche se ne ho una. Non riesco più a capire cosa le passa per la testa. Cos'hai? Ma no, niente. Ho fatto un sogno orrendo, guarda. Non riesco neanche a raccontartelo. 757? Mi dai il numero? Sì, devi fare due cose una volta. Per un uomo non è facile, lo so. Me lo dai sto numero? Ho fatto un sogno orribile. Cosa può essere di tanto terribile? È solo un sogno. Del suo cinema si dice una filosofia sulla riscoperta della sessualità degli effetti, partendo dal passato per raccontare una storia di oggi. Condivide? Sì, è una bella definizione. In realtà sì, partendo dal... spesso il privato nelle cose che scrivo è specchio di un pensiero più, diciamo, pubblico. In questo caso, in questo libro L'illusione del bene in particolare, perché quest'uomo e la sua famiglia e tutte le sue relazioni, quest'uomo partirà proprio anche a livello geografico, una ricerca del passato, di quello che è accaduto, per poter trovare la forza di andare avanti e non essere più dei nostalgici, che in Italia fioriscono tantissimo i nostalgici. Lei ha anche esordito in teatro, come si è trovata? Ma il teatro è stata una passione di quando ero ragazza, l'ho anche fatto come attrice, mi piaceva molto. L'occasione è venuta da un'associazione che abbiamo fatto a Roma per cercare di mischiare talenti di cinema e di teatro. Ho scritto questa commedia che poi la Feltrinelli ha pubblicato ed è stato un successo insperato a Roma e Milano, tant'è che adesso con un altro cast, perché allora era con Margherita Bui, Isabella Ferrari, Marina Massironi, Valeria Melillo, adesso abbiamo cambiato, abbiamo preso altre quattro attrici di teatro e faremo tutta l'Italia e speriamo di venire anche in Puglia. Quindi pensa di ripetere questa esperienza teatrale? Vorrei scrivere anche per il teatro, perché mi piace molto anche nel cinema scrivere i dialoghi e dunque è uno spazio di grande libertà il teatro. Ad Anno Nuovo c'è Il bianco e nero, suo ultimo lavoro, con Ambra Angiolini, che è stata una delle rivelazioni nel film Saturno Contro, e Fabio Volo, che ormai è diventato un volto noto anche per il cinema, prestato dalla televisione. Sì, ho fatto un film che si chiama Bianco e Nero, di appunto Fabio Volo e Ambra Angiolini sono la parte bianca. E poi ci sono due attori formidabili, due attori francesi e africani, ed è una storia d'amore, una commedia, sulla difficoltà in Italia di mischiarsi. E anche cosa provoca il mischiarsi, come le reazioni all'interno della famiglia. Se vogliamo, su questo tipo di film è stato fatto Indovina chi viene a cena, tanto, tanto tempo fa. E invece in Italia c'è molto da raccontare su questo. Per chiudere, cosa ne pensa della crisi del cinema italiano?
No, non è più così. Dico che proprio è cambiato, che ogni anno il cinema italiano è quasi al 40% dell'incasso generale. E dunque c'è una rivoluzione in atto, solo che ancora non si conoscono, la gente non sa i dati. Cioè il cinema italiano ha recuperato il suo pubblico, può arrivare ancora avanti, però partendo dal 13, 10 al 45 la rivoluzione è totale. Dunque penso che dobbiamo continuare a fare i film e la gente ha molta voglia di vederli. Sono intervenuti la dirigente professoressa Tina Gesmundo e il professor Claudio Crapis. A porgere il saluto dell'amministrazione il sindaco Giuseppe Gentile. Ha coordinato il dibattito il giornalista Gianvito Cafaro.